Cari ospiti, la conferenza stampa in occasione della conferenza stampa del Presidente della Repubblica Italia, Sergio Mattarella. Cominciamo con un minuto di silenzio in onore della scomparsa della regina Elisabetta II. Riposi in pace. All'inizio do la parola al Presidente della Repubblica Macedonia del Nord, il Presidente Stevo Pendaraski. Buongiorno a tutti, egregio Presidente Mattarella, egregi rappresentanti dei media, cari cittadini. E per me oggi è un enorme onore, un giorno dopo la celebrazione del giorno dell'indipendenza 8 settembre, di ospitare il mio caro collega, il Presidente della Repubblica Italiana, il signor Sergio Mattarella. Sono veramente felice che il Presidente Mattarella abbia rispettato quanto promesso in occasione della nostra ultima incontro a Roma l'anno scorso e che sia riuscito a realizzare questa importante visita alla Macedonia del Nord, che ha luogo dopo quasi 23 anni dall'ultima visita di un capo di Stato italiano al nostro paese. Attraverso questi incontri costruttivi, come sono sempre gli incontri con il mio caro collega, creiamo un ambiente ancora più favorevole per lo sviluppo delle relazioni italo-macedoni che da anni sono amichevoli e forti. Durante l'incontro abbiamo parlato di temi attuali, dei rapporti bilaterali e della situazione della regione dei Balcani centrali, delle integrazioni europee, delle questioni di sicurezza e le modalità per affrontare le conseguenze delle crisi economico-energetiche che il mondo sta affrontando. Nel contesto dei rapporti bilaterali abbiamo constatato che la collaborazione economica, parlamentare e settoriale si stanno sviluppando sempre di più e ci siamo dichiarati pronti a lavorare al loro ulteriore approfondimento. Uno dei temi che abbiamo discusso era il processo di integrazione europea. Vorrei ringraziare pubblicamente l'Italia per il supporto alla politica dell'allargamento dell'UE e l'innegabile sostegno che in questo processo ci sta dando. Considerando che nel prossimo periodo ci attende un lavoro difficile e un impegno importante di tutte le nostre capacità nazionali, l'esperienza dell'Italia è pronta a condividere con noi la sua esperienza, sarà veramente di grande aiuto. Durante i colloqui ho sottolineato che la Macedonia del Nord rimane un partner credibile dell'Unione per affrontare tutti i problemi e le sfide geopolitiche di sicurezza, che è testimoniato anche dal fatto che noi siamo al 100% in conformità con la politica di sicurezza e di difesa dell'Unione. Come alleati nella NATO, con il Presidente Mattarella abbiamo scambiato informazioni e pareri sulla guerra in Ucraina e abbiamo ribadito l'appello per una fine dell'aggressione. Abbiamo parlato anche della politica attuale e le questioni aperte dei Balcani occidentali. In questo contesto ho chiesto dal Presidente Mattarella e ho chiesto al Presidente Mattarella un aiuto nell'affrontare le conseguenze della crisi energetica, ovvero che ci sia assicurato l'accesso ai meccanismi e agli strumenti dell'Unione Europea per mitigare gli effetti negativi della crisi energetica sui nostri paesi. Questo è stato un incontro concreto che, come si addice d'altronde a due paesi amici, questo può essere anche un'occasione per celebrare insieme i 30 anni dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra i nostri due paesi. Presidente Mattarella, benvenuto. Io ringrazio molto il Presidente Pendaroski per l'accoglienza così amichevole che ha riservato a me e alla delegazione che mi accompagna. Io conservo un ricordo molto piacevole dei nostri incontri a Roma, dei nostri colloqui, della nostra sintonia costante. Ed è quindi con grande piacere, Presidente, che ho accolto il suo invito a venire a Skopje, come vi ha ricordato
dopo 23 anni dall'ultima visita di un capo di Stato italiano. Il Macedonia del Nord e Italia sono legate da relazioni molto forti che si basano su stima e fiducia reciproche. E sono molto lieto che in questi ultimi anni questi rapporti siano consolidati, come testimoniato dalla intensificazione dei colloqui e dei contatti ad alto livello che si sono realizzati. Il nostro legame, che è reso ulteriormente più forte dalla comune appartenenza all'Alleanza Atlantica, ed è più forte anche per la prospettiva di una, speriamo presto, ingresso della Macedonia del Nord nell'Unione Europea per la comune appartenenza all'Unione. Anche per questo abbiamo accolto con grande soddisfazione la decisione del 19 di luglio della conferenza intergovernativa di aprire finalmente i negoziati per l'adesione della Macedonia del Nord all'Unione, con l'Unione Europea, per l'ingresso nell'Unione. È una attestazione di fiducia nel prestigio e negli impegni assunti e svolti dalla Macedonia del Nord, ed è anche per i paesi che hanno sostenuto con vigore questa prospettiva, come ha fatto l'Italia, un motivo di soddisfazione. Noi apprezziamo molto, tengo a dirlo al Presidente Pendarovski pubblicamente, la pazienza e gli sforzi impegnativi che la Macedonia del Nord ha compiuto per superare tutte le difficoltà, anche sul piano della promozione di rapporti più distesi, più positivi con i paesi vicini. Si tratta di passi avanti che l'Italia ha sempre costantemente seguito e appoggiato anche nei suoi rapporti con Sofia. Vorrei sottolineare che, sia pure con un ritardo non del tutto ragionevole, questa decisione di aprire i negoziati per adesione della Macedonia del Nord all'Unione Europea danno finalmente onore all'impegno che l'Unione aveva assunto nei confronti del popolo della Macedonia del Nord. L'Unione Europea è il nostro futuro comune. La nostra convinzione, espressa in tutte le sedi costantemente, e che senza l'ingresso dei paesi dei Balcani occidentali l'Unione Europea non sia completa, e ha bisogno di questo ingresso per la sua completezza e che per essere davvero definitivamente integrato il continente. Vorrei assicurare il Presidente Pendarovski, anche rispetto a quanto ha poc'anzi detto, che l'Italia sarà al fianco costantemente della Macedonia del Nord anche nel percorso ulteriore che va compiuto adesso per l'ingresso all'Unione, per il percorso di riforme, per seguire l'acquis comunitario che è richiesto adesso e che noi speriamo si concluda in un tempo breve per realizzare presto l'ingresso nell'Unione a pieno titolo. Noi abbiamo parlato di questo con il Presidente, un rapporto economico solido, un vero partenariato economico. L'interscambio tra i nostri paesi procede in maniera positiva. L'anno scorso ha superato i livelli pre-pandemia. Vi sono molte imprese italiane che operano in Macedonia del Nord e vi sono settori ormai abituali. Intendiamo contribuire ulteriormente con le nostre imprese anche un settore nuovi. Ho fatto un cenno al Presidente Pendarovski del campo importante delle energie rinnovabili, ma l'Italia intende sviluppare questo rapporto economico costante, questo vero partenariato con la Macedonia del Nord. Abbiamo anche relazioni culturali di grande importanza, è un versante significativo del nostro rapporto e speriamo di consolidarlo ulteriormente con il rinnovo del quinto programma di collaborazione in campo di istruzione, cultura, scienza per il 22-25 che si è da recente definito. È un versante questo importante anche per i nostri giovani, per i loro rapporti reciproci, per la conoscenza, la collaborazione e la comunanza di obiettivi che offriamo loro.
Poc'anzi Pendarowski ha parlato dei problemi energetici che in questo momento sono all'ordine del giorno preminente per i nostri paesi dopo la sciagurata aggressione della Federazione Russa all'Ucraina, che tra gli altri danni gravi ha comportato questa crisi energetica. La nostra convinzione è che occorre una grande solidarietà in questo campo e che l'Unione Europea debba predisporre meccanismi che comprendono anche i paesi dei Balcani occidentali per avere insieme prospettive concrete di far fronte con efficacia ai problemi che questa crisi pone in maniera non teorica ma concreta e veloce. Io ringrazio molto il Presidente Pendarowski per l'accoglienza, per l'amicizia dei nostri paesi e per la nostra amicizia personale. Grazie Presidente. La ringrazio. Buonasera. Sì, prima di tutto, non venire a scrivere per Ascania, adesso invito i giornalisti a fare le loro domande. Dopo ci vediamo su Nadia di Boschi, Rai. Facciamo con la Rai. Buongiorno Presidente Pendarowski. Presidente Mattarella, ieri lei ha inviato un messaggio di cordoglio per la scomparsa della regina Elisabetta. In quel messaggio le ha riconosciuto di aver attraversato un tempo molto lungo e di aver sempre saputo attraversare quel tempo con una visione politica. Lei ha molto appoggiato questo cammino di avvicinamento della Macedonia del Nord all'Unione Europea. E oggi il tempo che stiamo vivendo è quello della guerra in Ucraina. Secondo lei quanto è diventato più urgente questo cammino e quanto influirà sulla stabilità di tutta l'area? Grazie. Le rispondo volentieri, perché proprio questa sconsiderata iniziativa bellicista della Federazione Russa, che ha riportato nel cuore d'Europa la guerra che pensavamo vi fosse bandita dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, richiede una risposta che presenti le alternative di pace e di collaborazione. L'integrazione continentale è un'opera di pace, è stata nell'opera dei padri fondatori, nel suo inizio, e si è sempre sviluppata come modello di pace e di cooperazione per allontanare lo spettro dei contrasti e della guerra. Questo richiede che l'integrazione si compia e, ripeto, non sarà completa l'integrazione del continente senza i paesi balcani occidentali. Accelerare questo ingresso è una risposta di pace, di collaborazione, di cooperazione fra i popoli, alternativa a quella sciagurata della guerra di aggressione nei confronti di altri paesi. Buongiorno Presidente. Avete parlato anche del rincaro dei prezzi dell'energia. Volevo chiederle, lei cosa si sente di dire alle famiglie italiane ed europee alle prese col caro bollette? Ma la crisi sta mettendo in grave preoccupazione le famiglie per la vita quotidiana e le imprese per la loro capacità di funzionare di fronte a questo impensabile aumento sconsiderato dei prezzi dell'energia. L'Italia ha proposto già da 4 mesi all'Unione Europea il tetto al prezzo del gas, che adesso alcuni altri paesi cominciano a comprendere necessario. Se fosse stato adottato quando l'Italia ha proposto 4 mesi fa, avremmo evitato alcune delle conseguenze di rincaro dell'energia. È urgentissimo procedere, superando le ultime resistenze che vi sono nell'Unione, perché questa significa porre le famiglie e le imprese a riparo dalle speculazioni politiche e finanziarie. Vi è un'altra esigenza, naturalmente, quella di creare, di fronte a problemi così gravi che nessun paese da solo può risolvere, dei meccanismi di solidarietà nell'Unione Europea, che, ripeto, devono abbracciare anche i paesi dei Balcani occidentali, ad esempio per l'acquisto comune di cui già si parla, di gas liquefatto, idrogeno, ma questi meccanismi vanno sviluppati anche per altri aspetti e questi possono dare una risposta di calmieramento e di rassicurazione. Si aggiunge a questo l'opera che sta compiendo in Italia velocemente di affrancamento dal gas russo, per evitare che il gas e l'energia divengano non più un elemento di contrattazione economica tra chi li fornisce e chi lo acquista, ma uno strumento di pressione politica o di speculazione. L'Italia sta velocemente procedendo nel diventare indipendente del tutto dal gas russo.
Riprendendo il messaggio che il Capo dello Stato aveva inviato ieri sera di cordoglio per la scomparsa della regina Elisabetta, il Presidente aveva riconosciuto alla regina una grande visione politica che ha attraversato il tempo. Oggi chiedevo al Presidente Mattarella e a lei anche, questo tempo è un tempo di guerra in Ucraina, quindi quanto è urgente l'ingresso in Europa e questo faticoso cammino che state compiendo? Grazie, la nostra posizione, le nostre condoglianze per la scomparsa della regina Elisabetta. L'abbiamo detto ieri, si tratta di uno dei più grandi leader non solo in senso politico ma anche in senso umano sul continente europeo. Per 7 decenni questa regina è stata uno dei fattori chiave a livello europeo e mondiale che ha contribuito alla stabilità di tutti i continenti, quindi non solo Europa. Ne è testimone il suo ruolo nel mondo che la storia saprà riconoscere. Vorrei aggiungere un'altra considerazione a questo riguardo. Il Regno Unito è stato uno dei paesi che ci è stato più vicino nella nostra indipendenza. Ieri abbiamo celebrato 31 anni dall'indipendenza della Macedonia del Nord. Senza l'aiuto di alcuni paesi, tra cui tra i primi paesi il Regno Unito, la nostra indipendenza e la nostra reputazione nei rapporti internazionali non sarebbe stato così facile. Abbiamo parlato molto, abbiamo fatto molte dichiarazioni su questo tema, non solo da politici della nostra regione ma anche europei. Sulla questione dell'integrazione, quindi dobbiamo essere sinceri e dire che l'integrazione dei Balcani occidentali negli ultimi anni purtroppo non è stata una priorità dell'Unione Europea. È un bene che dopo alcuni anni l'atteggiamento passivo. Dopo alcuni anni di atteggiamento passivo, negli ultimi vertici europei abbiamo un'apertura verso il processo di integrazione dei Balcani occidentali e c'è stata anche l'apertura verso la Moldova e l'Ucraina. Spero che la nuova attenzione verso i Balcani occidentali dell'Unione Europea non sia dovuta solo all'urgenza causata dalla guerra in Ucraina, ritengo che a Bruxelles non debbano pensare a noi solo quando ci sono grossi problemi, grosse crisi come quella dei migranti nel 2015 e 2016. Continuiamo con le domande dei giornalisti macedoni. Macedonska televisia, Tamara Karčarovska. Buongiorno, ho domande per entrambi i presidenti. Presidente Mattarella, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure, di 5 misure per affrontare la crisi energetica. Tra questi la tassazione e la limitazione dei prezzi. Queste misure proposte dalla Commissione europea che la prossima settimana saranno proposte sono accettabili per l'Italia e come lei ha detto bisogna trovare un meccanismo che possa includere anche i Balcani occidentali negli aiuti. Questo pacchetto è questa soluzione oppure lei ha in mente qualcos'altro? Con il Presidente Pendarovski ha detto che ci sono state conclusioni del Consiglio di sicurezza della Macedonia del Nord, però l'opinione pubblica e gli esperti pensano che siano solo parole su carta e che non siano attuabili. Presidente Pendarovski, abbiamo un piano di riserva e queste misure che saranno proposte dalla Commissione europea sono attuabili nel nostro Paese? Rispondo. Questa mattina è in corso la riunione del Consiglio dei Ministri dell'Unione sulla competenti per l'energia, che sarà poi riversata naturalmente nel Consiglio dei Capi di Stato e di Governo. Quindi aspettiamo di vedere che cosa
che cosa esprime questa riunione di questa mattina, che cosa sarà riversato al Consiglio che è stato di governo per fare una valutazione completa. La nostra opinione, la nostra posizione è quella che ho espresso sui meccanismi di solidarietà e sulla loro estensione ai paesi balcani occidentali. Vorrei ricordare che l'altro ieri abbiamo ospitato la Presidente della Slovacchia, abbiamo affrontato le stesse questioni con la Slovacchia perché sono anche loro membri dell'Unione Europea. Così come è successo con il meccanismo paneuropeo per la distribuzione dei vaccini, anche questa volta anche noi abbiamo proposto che, nonostante non siamo membri dell'Unione Europea, però abbiamo proposto che l'Unione ci dia lo stesso accesso ai meccanismi di aiuto. Il Presidente Mattarella ha detto che si impegnerà per adottare lo stesso approccio, perché come sapete anche i paesi più grandi non sono in grado di affrontare da soli questa crisi. L'Italia è nel gruppo G7 delle economie più forti, però anche loro chiedono aiuto ad ambienti a più ampi, perché da soli non... La crisi è presente. Noi abbiamo bene in mente la situazione in Macedonia del Nord e così penso che uno dei piani di riserva può e deve essere l'aiuto dell'Unione Europea.